Mamma è un'ora che ti telefono. No, non uso la telefonazione perché Massimo non vuole dirti. Senti, da dove telefono? Da Montesauro. Nevica, siamo in un albergo che si chiama Collo d'Oro. No, non è un buon albergo. Che cosa ci facciamo qui? Allora, stavamo andando a Todi, quando sulla strada la macchina si è fermata. Poi, vabbè, senti, abbiamo bisogno di soldi. E perché? Perché siamo venuti a vedere con poco. Ma scusa, ma che ne potevamo sapere che ci... Vabbè, senti, ascolta, fammi un vaglio telegrafico di 200.000 lire. E vabbè, dai, mamma, poi magari te le restituisco, eh? Massimo? Come sta Massimo? Pensa che prima mi ha tirato uno schiaffo che mi ha fatto uscire il sangue dal naso. Io? Cosa gli avevo fatto io? Niente. Avevo solo detto che i suoi quadri non mi piacciono. Ma sono tutti uguali. Cioè, fa sempre sti praticelli fioriti con sopra lo stocchio immenso. Ti dico la verità, mamma. Io mi sono stufata di vedere sempre questo stocchio. Me lo sogno pure la notte. Cioè, è un occhio spalancato. Giallo. Pallo al burro. Albergo Collo d'Oro. Ma no, non Pollo d'Oro, Collo d'Oro. Tieni presente che finché non arriva questo tuvaglio noi non possiamo proseguire. Comunque, io e Massimo non possiamo più stare insieme. Non lo so, io non lo sopporto più. Litighiamo in continuazione, abbiamo litigato anche prima di partire. Allora, eravamo a tavola e io gli ho detto: non ho voglia di venire con te a Todi. Lui mi ha strappato di testa la parrucca e l'ha scaraventata giù dalla finestra. A me mi è presa una rabbia. Ho preso a calci tutte le sedie che stavano posate a terra. Lui ha gridato come una belva e allora io quando sono chiusa in camera a chiave. Poi è venuto, la mia ha bussato, quasi piangeva e mi ha supplicata di venire con lui a Todi. Perché dice che gli do coraggio. Che poi veramente, mamma, io capisco come lui possa dire che gli do coraggio quando in tutte le salse io gli ripeto che a me i suoi quadri non mi piacciono e trovo che il suo occhio è una buffonata. Comunque, alla fine ho deciso di partire. Ed era meglio che rimanevo a casa, perché appena siamo saliti in macchina abbiamo ricominciato a litigare. No, mamma, ti dico la verità, io ho un altro. Ah no, Massimo lo sa benissimo, glielo ho già detto. Ho una persona, si chiama Francesco. Ma che amante, mamma. Non mi ha mai quasi toccata, quasi mai, non ha tempo. Comunque, il pasticcio è che ho paura di essere rimasta incinta. Ma no, ma non di Massimo, ma di Francesco. Non mi ha mai quasi toccata.